Questo è il nostro fan coil già installato. Vediamo anche la parte interna e torniamo al punto 0 per descrivere tutte le fasi dell'installazione. Entrambe le valvole vanno allestite con un adattatore per tubo multistrato. Realizziamo la guarnitura con la canapa sull'accessorio della valvola che va avvitato sul fan coil. La stessa guarnitura va eseguita sull'adattatore del tubo multistrato. Un po' di pasta verde o un po' di grasso ci manterrà pettinata la canapa. Per stringere l'accessorio ho utilizzato il manico della pinza a pappagallo. Per impedire che la torsione si scarichi sul radiatore in rame, mantengo fermo l'altro capo con una chiave a rollino. Stessa procedura sull'altro attacco del radiatore. Allestiamo la valvola con l'adattatore per tubo multistrato precedentemente guarnito. Avvitiamo a mano le valvole sul fan coil. Per non cadere in errori banali, contrassegno l'andata e il ritorno della tubazione. Segniamo i fori che terranno fermi il fan coil alla parete. Modelliamo i tubi multistrato indirizzandoli verso le rispettive valvole. Segniamo il punto di taglio sul tubo multistrato, prendendo come riferimento la fine della filettatura del suo accessorio. Con l'apposita forbice tagliatubo eseguiamo il taglio del multistrato. Eliminiamo una misura di 2 dita di rivestimento isolante. Rettifico il tubo per favorire l'entrata dell'adattatore. Stessa preparazione sul tubo di ritorno azzurro. Inseriamo per ordine la ghiera e l'anello serratubo. Spalmare un po' di grasso al silicone sull'adattatore per favorire l'entrata delle guarnizioni. Spingere energicamente l'adattatore all'interno del tubo, accostare l'anello fermatubo e avvitare la ghiera. Stringere la ghiera orientando la valvola nella direzione giusta. Ripetere quanto descritto anche sul tubo di andata rosso. Posizioniamo il fan coil. Avvitiamo e stringiamo le valvole sui rispettivi attacchi. Fissiamo il fan coil alla parete. Aperte entrambe le valvole, eseguiamo lo spurgo dall'apposita valvolina di sfiato. La sonda di temperatura dell'acqua sul tubo di mandata avvia e arresta il sistema. La sonda ambiente già fissata arresta il ventilatore a temperatura ambiente raggiunta. In ultimo, non dimentichiamo l'alimentazione elettrica.